La massima capacità di passeggeri è 4.950, quindi quasi 5.000, con equipaggio di 1.250, quindi in tutto siamo intorno alle 6.000 persone a bordo. Oggi in questa crociera abbiamo 3.468 ospiti, 3.500, i 1.200 di equipaggio sempre, e in escursioni saranno già scesi una circa un 70%. La manovra è stata interessantissima e per me molto bella, emozionante, però tutto fatto in sicurezza e anche il tempo meteorologico, le condizioni meteo erano ottimali, quindi abbastanza positivo. Bisogna scoprire nuove destinazioni, offrire ai nostri ospiti nuovi posti da visitare, e la Sardegna è una di quelli là dove ci si può benissimo permettere di fare tanti scali in futuro, e in questo caso oristare, perché da parte nostra, come diciamo, tecnicamente l'approdo è fattibile, non presenta grosse difficoltà. Comandante, che accoglienza avete trovato? Ottima, perfetto, direi eccellente, perché abbiamo avuto un'accoglienza, a parte tutte le autorità che ci hanno onorato, le autorità istituzionali, autorità portuale, prefetto, questore, comandante di capitaneria, sindaci, presidente dell'autorità portuale, di venire a bordo, di accettare il nostro invito, e poi anche a terra abbiamo visto una grossa organizzazione. Il test è superato, quindi? Ampiamente.